siamo in diretta qui da Milano, non diciamo esattamente dove, altrimenti arrivano le fan così. Ah, guarda, l'assalto. Con Alessandro Catalan, il conduttore di X Factor, il mitico conduttore di X Factor. Allora, la prima cosa che ti chiedo è, secondo te, che cosa caratterizza questa nuova edizione? Porca! Rispetto alle altre? Sì. Il bello di X Factor è che, pur rimanendo lo stesso format, ogni anno ha dei punti di novità. Ovviamente lo sono sempre i ragazzi che cantano, che è la cosa che a me poi di base incuriosisce sempre di più, stimola di più il fatto di avere un cast nuovo. In più quest'anno c'è anche una giuria rinnovata abbondantemente, perché sono due new entry complete, un ritorno, quindi è anche quello un aspetto. Senti, la cosa anche caratteristica è che un po' tutta la musica verrà, diciamo, ricompresa, no? Un po' tutti i generi musicali. Sì, al tavolo della giuria tu dici? Sì. Sì, questa è una cosa che si cerca di fare sempre più o meno, poi in alcuni anni ce la si fa di più, in altri anni si era pensato di puntare anche su qualche elemento non prettamente musicale, che comunque secondo me è una cosa positiva, insomma non è necessario che siano tutti musicisti, però quest'anno mi sembra una bella giuria, dai. Ecco, secondo te perché una persona che non ha mai visto X Factor, tanto voglio dire, gli affezionati ci saranno sempre anche quest'anno, sì. Però diciamo a quelli che non l'hanno mai visto, perché devono vederlo proprio quest'anno? Allora, io, perché mi vesto benissimo, e questo, e questo secondo me è una buonissima motivazione. E poi, perché sennò poi il venerdì, quando vi trovate al bar e tutti parlano di X Factor e voi non l'avete visto, cioè comunque c'è sempre quella sensazione un po' di esclusione, così, se volete sentirvi parte di questo grande gruppo, guardate X Factor, da giovedì. Ok, allora grazie, grazie. Prego. Ale, e state con noi. Ciao.